Ha inizio la cerimonia inaugurale della stele monumentale dedicata a Giuseppe Saverio Polo, scienziato, già comandante della scuola militare Nunziatella dal 1801 al 1806. Il sindaco Tommaso Minervini procede allo scoprimento del monumento accompagnato dal dottor Giuseppe Saverio Polo. Sono invitati.
invitati a prendere posto. Garibaldi era un mago, i cavalli, quasi con le rime nazionali, delle rene delle tue Sicilie. Fernando II, e anche lo stemmiglio di Giorgio. Andate a giudicare la mia ragione. Thank you.
grazie. Bene. Con la mascherina e un po' però thank you.
Ringraziamo l'ensemble Musica Insieme, diretto dal maestro Annalisa Andriani. Interviene ora il dottor Giuseppe Saverio Poli. E solare, del resto consono all'ora. Ho il privilegio di introdurre il tema di questo nostro incontro, che non è soltanto la rievocazione di un personaggio, ma l'occasione per riscoprire una pagina del passato della nostra Molfetta, andata forse dispersa dopo due secoli. Non posso entrare subito nell'argomento. È una cerimonia questa, se così la vogliamo chiamare, fuori dal comune, dal solito rituale. L'ambiente in cui ci troviamo invita tutt'altro che a soffermarci su rievocazioni storiche, retoriche che a volte l'uditorio deve supportare. Siamo circondati dal bel mare di Molfetta, in questo scenario storico della città antica, attoniato dai tanti amici, dalle autorità tutte, civili e militari, che ringrazio per aver onorato con la loro presenza. Abbiamo al sindaco Tommaso Nervini, sottolineo però all'amico Tommaso, se permette, un saluto da cittadino antico, vanitoso come sono dell'età raggiunta. Ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo per il sussum corde che mi ha inviato con affetto, avendo avuto impegni religiosi sopravvenuti. Siamo stati allietati da due arie musicali dell'Inno al Sole, poetate dal popolo, due scelte ad hoc e dirette con la ben nota maestria da Annalisa Andreani. Siamo financo favoriti dall'infresco, se si vuole, dei sorbetti e moretti tipici molfettesi, nonché da pietanze già pronte sull'altro versante dello spazio temporaneamente concesso per evento, ad horas prestabilita. Insomma, tutto potrebbe fare di questo pomeriggio un incontro di gradevole e simpatico convivio estivo che i francesi romanticamente definiscono l'esprit de l'après-midi. Ma siamo qui per lo scoprimento della stele di Giuseppe Saverio Poli. La cornice del paesaggio e l'ambiente qui creato sembrano fatti apposta per scolpirlo anche come uomo di piacere. È arcinoto che fu sommo scienziato, ma non credo di banalizzare la sua figura che oggi riportiamo in auge, riferendo che lui, pur immerso negli incarichi vari, nelle cariche multiple di cui era investito, era a suo agio di trovarsi in compagnie come la nostra. Decante infatti in sonetti e scritti vari le riposanti ore della controra, le ricche tavolate di frutti di mare, a Posillipo e in riva al mare, i prodotti marini li studiava sì scientificamente, ma li gustava e come in grande quantità da autentico molfettese. Mi sono permesso di divagare un attimo, i minuti concessi dal programma però sono cronometrati, ma come ho dato a vedere, la figura del Poli l'ho ripresa con spirito conviviale. Ben altri oratori dopo il sottoscritto parleranno del Poli scienziato dal multiforme ingegno, lo hanno studiato sotto ogni aspetto un'equipe di studiosi docenti della Università della Virginia venuti apposta a casa per raccogliere carte e documenti. Abbiamo poi il piacere, lasciatemelo dire veramente col cuore, di avere qui i rappresentanti della gloriosa Real Accademia Militare, l'avvocato Giuseppe Izzo, presidente dell'associazione, e naturalmente lo metto in secondo piano, ma evidentemente non è questo il mio scopo, il dottor Giuseppe Catenacci, presidente onorario dell'associazione, il quale non ha perso mai occasione
per festeggiare, diciamo, ambedue sono reduce da quella che fu la patriottica e illustre Real Accademia Militare. Hanno indossato la nobile divisa appena qualche anno fa. Con chiarezza la mostrano oggi i due allievi Martina Catuogno, oltretutto molfettese, e Antonio Schilani. Sono loro grato, riconoscente al comandante Rustrino per l'autorizzazione concessa. Infine al professor Gaetano Mongelli, docente di storia dell'arte medievale e moderna nell'Università di Bari, toccherà spaziare sul polo. Questo è il suo desiderio, lo so, invece dovrà sottostare anche lui alla tirannia dei minuti contati. Ho taciuto sul polo. Avrei mai potuto io, discendente, vivendo nella sua casa, dal lato di nascita registrato con lo stesso nome, essere un equidistante commentatore additato comunque come un cicero prodomo sua? E poi vi devo confessare, non ho voluto bene da subito a questo antenato, perché ossessionato da mio padre nel volermi imbottire di notizie, dei riconoscimenti della Real Casa Borbone di Napoli, di libri e dei tomi che lo avevano reso celebre presso gli stati europei e non solo. E pensate che oggi lo scibile Poliano, come scritto in qualche libro, è riconosciuto patrimonio dell'umanità al punto da ripubblicare i suoi testi, i 3 volumi su Testaccia, sono stati ripubblicati in Francia, in Inghilterra e in India, il che dopo 200 anni mi pare sia un bel risultato. Una copia di questi tomi è stata comprata anche da alcune persone, da amici carissimi che sono qui seduti anche a Parigi. A questi simili riconoscimenti cosa potrei mai aggiungere? Dedito come sono stato a ben altra professione, anche se oggi siamo tutti enciclopedici. C'è un elemento però che mi lega in modo particolare a lui. In qualche suo verso poetico, in qualche lettera inviata ai più intimi, emerge un soffuso senso di nostalgia. L'uomo di Stato e di corte, ossequiato da principi e duchesse, si rivela uomo di sentimenti. Pur vivendo tra palazzi reali e regge, rimpiange la semplicità ed il calore della vita paesana. A che mi valsero i tetti aulati, ha scritto, soprattutto un verso che ho fatto mio. Chissà se un giorno rivedrò i patri vari ed il vago suol natio. Per affinità elettive, come si diceva una volta, è stato un pensiero sul quale sono tornato spesso, essendo anch'io vissuto lontano da Monfetti. Ecco il poliscienziato, che si rivela non più da uomo di rango della corte reale, istitutore di un principe diventato poi re di Napoli, ma si presenta quasi molfettese, tipico nel portarsi con sé il ricordo nostalgico della terra natia. Perché allora ho pensato non far resuscitare questo nostalgico Amalfetta con una scultura apposita dopo due secoli fuori patria? Con questo spirito è nata questa scultura che abbina due celebri amalfettesi, Poli e Conci, autore nel 1913 dell'opera scultorea in gesso, esemplata con arte e fedeltà, mi lasciatemi dire anche con sentimento vero personale, dello scultore attuale naturalmente Mauro Antonio Mezzini. Un'opera questa del Cozzoli, arcinoto oltretutto a Molfetta per le varie opere create nella nostra città, ma sconosciuta sinora ai molfettesi
perché gelosamente custodita nella villa Polirotondo dal caro mio Vitangelo, e gli sono grato perché è stato generoso nel favorire le operazioni di scanner, laser, eccetera, per riprodurre la delicata opera in gesso, che non era più in condizioni molto buone. Ho preferito personificare poi in questa stele, evito il termine ampolloso e roante di monumento. Il Poli ne aveva già tanti, un busto è alla Biblioteca Comunale di Molfetta, un monumento per pochi a Napoli nell'Aula Magna dell'Ateneo, assieme a Giovan Battista Vico, a Tommaso d'Aquino ed altri illustri. Ultima scoperta che mi ha fatto immenso piacere, credo faccia piacere a tutti, un busto in marmo che è conservato gelosamente a Termini Imerese in Sicilia e che mi ha riferito la sindaca, loro venerano quasi per le opere che lui ha compiuto e che esistono ancora. A mio parere, i due molfettesi, scultore e scienziato, messi assieme, danno onore e vanto ulteriore alla città, che pur è stata dotata in questi ultimi anni di testimonianze culturali a vasto raggio. Giunto alla fine, ho voluto riservare apposta agli esperti che hanno dato base concreta alla mia ideale fantasia iniziale, sia sotto l'aspetto dell'osservanza delle norme, perché su un'opera di questo tipo naturalmente è stata messa al corrente la sovrintendenza di Bari, delle belle arti, archeologia e paesaggio, è stato anche interessato naturalmente la capitaneria del porto, non ultimo certamente il comune che ha accompagnato evidentemente questo nome qui. Mi riferisco agli amici che ho avuto al mio fianco, più che ai tecnici, agli architetti Lazzaro e Marco Mauro Papagallo, all'ingegnere Ignazio Palacco, che ha dato peraltro risalto anche alle due aiuole foriere di verde ordinate, ripeto, dalla sovrintendenza archeologica. Mi sia concesso un ultimissimo pensiero, attimi appena. Mi potrà, anzi, forse, squalificare, ripeto, squalificare, per l'autoelogio che mi attribuisce. Avete notato che nessuna catenella o recinzione in ferro cinge lo spazio occupato dalla struttura e destinato alle aiuole. Il Poli è quasi sulla strada, privo di protezione e sicurezza, con alle spalle il suo mare, che ha studiato, diventando, si può dire, biologo mondiale dei tre mari, in particolare all'intorno del Regno delle Due Sicilie. È stato voluto così, perché non fosse ristretto, isolato, ingabbiato, così come i monumenti generalmente si presentano e si tutelano. Si confida nel senso civico e nella passione che i molfettesi hanno per le memorie del passato. Questa stele è stata ideata così perché assumesse anche una funzione utilitaristica, fruitiva, partecipativa alla vita del paese. Alle spalle della struttura, come potete vedere, è stato aggiunto un sediolino, una panchetta in pietra. Bene, quando ho visto una studentessa di filosofia seduta all'ombra del Poli, con tanto di libro su Immanuel Kant, ecco, mi sono detto presuntuosamente, ecco la squalifica, ho fatto allora una cosa buona, sindaco, anche per la città. Grazie.
interviene il dottor Giuseppe Catenacci, presidente onorario Associazione Nazionale. Questo mare che ha visto tante generazioni partire e tornare, e questa è la vocazione di Molfetta. Quando ci si chiedeva ai nostri maestri qual è la vocazione di Molfetta, è il mare, l'orizzonte, l'andare e il tornare, per cui Molfetta ha mescolato le culture, si è arricchita delle culture, ha esportato mano d'opera, ha esportato mente d'opera, ha esportato tante generazioni che hanno arricchito e fatto grande e bella e identitaria Molfetta. Fra queste c'è anche Giuseppe Saverio Poli. Noi qui non stiamo facendo la storia, cioè non stiamo ricordando la storia. La storia, dicevano un tempo, la scrivono i vincitori. Io dico che la storia la scrivono i contemporanei, perché quello che stiamo facendo questa sera è la celebrazione dei contemporanei, di Don Peppino Poli, perché senza di lui, senza i contemporanei, noi non conosciamo la storia. E questa sera che cosa sta avvenendo? Due osservazioni molto, molto sintetiche. Uno è l'osservazione della cultura. Che cos'è la cultura in estrema sintesi? Sono quegli uomini, quelle donne, quelle persone che nel loro tempo, con le loro idee, leggono la realtà, la vogliono modificare, confrontano le loro idee, studiano, modificano la realtà e ne lasciano il segno. Questo è stato, così come avete detto voi, che lo avete conosciuto, che l'avete studiato, Giuseppe Saverio Poli. La cultura, quindi, qui non è un ricordo di 200 o 300 anni fa, è il segnale vivido ai tanti presenti. Qui vedo imprenditori, vedo uomini di cultura, persone delle istituzioni, ai quali questo sta a insegnare che tocca a noi ora leggere quelle gesta, quella storia, leggere la nostra realtà e su quegli insegnamenti modificarla, studiarla, andare avanti. Questo credo che sia il significato di questa sera. Ecco perché la gratitudine non va tanto al tuo avo, ma va a te e a coloro i quali hanno saputo riconoscere questo. Perché l'altro concetto è appunto quello della tradizione. La tradizione non esiste in sé. La tradizione è perché noi contemporanei, perché i contemporanei la riconoscono e la tramandano, altrimenti la tradizione sparirebbe, non verrebbe ricordata. E la tradizione è la riconoscenza, e la conoscenza e la riconoscenza del passato per trasmetterla al futuro. Quindi questa non vuole essere soltanto un'opera della nostra storia antica, vuole essere un'opera, un segno per indicare ai contemporanei, al futuro, che cos'è fare cultura e che cos'è fare tradizione, cioè il riconoscere le cose migliori del passato e tramandarle al futuro. Ecco perché credo che questa debba essere una serata di riconoscimento dei contemporanei e una speranza e un auspicio nel futuro di quelle che sono le condizioni migliori degli uomini e delle donne. E per questo io voglio insignire con una targa l'amico Peppino Poli, se mi aiuti ad aprirla, perché credo che dobbiamo fare testimonianza